dopo averlo visto nel corso della conferenza Microsoft, abbiamo avuto occasione di incontrare nuovamente Call of Duty Advanced Warfare, questa volta allo stand Activision qui alle nostre spalle. Gli sviluppatori ci hanno mostrato degli spezzoni da tre livelli della campagna singolo giocatore. Una parte era già stata mostrata in conferenza, ma abbiamo avuto modo di vedere anche alcune cose inedite. La prima cosa a saltare all'occhio di Call of Duty Advanced Warfare è sicuramente il comparto tecnico, decisamente rivoluzionato rispetto ai precedenti capitoli della saga. Questa volta dovremmo davvero trovarci di fronte ad un engine nuovo ed in effetti il rendering su Xbox One è molto convincente. 1080p, 30 frame per secondo, texture di buona qualità e una modellazione poligonale di tutto rispetto. Per adesso le uniche sequenze che hanno bisogno ancora di un po' di ottimizzazione evidentemente sono quelle di guida, ma c'è ancora un po' di tempo per arrivare a tutto questo. Per quanto riguarda invece il setting, è una delle cose che ci ha colpito di più. Sledgehammer Games ha lavorato davvero bene nel creare questa visione di una guerra del futuro, che non è troppo radicata nella fantascienza, ma allo stesso tempo presenta dei gadget futuristici comunque piuttosto credibili. Abbiamo ad esempio un gadget da fissare a terra che permette di risucchiare i suoni in un'area delimitata. Perfetto per le kill stealth. Abbiamo poi una granata multifunzione che può essere impugnata e premendo un tasto se ne può cambiare la modalità. Ce n'è una ad esempio che non fa danni ma permette di vedere i nemici anche attraverso le pareti per qualche secondo. Anche le armi sono a metà tra il realismo e il futurismo. Ci sono i consueti fucili d'assalto ma c'è anche ad esempio un fucile dotato di raggio laser. Le sequenze di guida sono state decisamente migliorate rispetto a quelle dei precedenti Call of Duty, adesso sembra che ci sia un po' più di libertà. Naturalmente rimane anche quello che è lo spirito della saga, quindi ci sono gli script, l'avanzare è sempre lineare e c'è sempre questa ricerca estrema della spettacolarità. Insomma, potremmo trovarci di fronte ad un capitolo con diversi aspetti interessanti, anche se la partita più importante di Call of Duty, come sempre, si gioca sul comparto multigiocatore che potremo vedere soltanto nei prossimi mesi.